No, vabbè, no, ho capito, ma tu non puoi dire. No, vabbè, capito. Se lo voglio dire, no. Dove devo guardare? Ce lo voglio dire al presidente. Non lo dico a chi io presidente? Al presidente della Rai. Al presidente della Rai, ma tu mi vuoi far cacciare? Non mi interessa. Scusate, devo spiegare al pubblico che non sa. La signorina Marisa, mia cugina di secondo grado. Ma io ho passato un guaio. Vabbè, mi ha gentilmente prestato alla Rai l'appartamento del piano di sopra per farne la regia. Esatto. Per alcuni giorni. Per alcuni giorni. Per alcuni giorni, questo è l'ultimo giorno. No, non è l'ultimo giorno. Come? No, almeno fino alla fine della settimana non se ne posso andare. Comunque mi hanno lasciato senza carta igenica. Va bene, ho capito già ieri. Mi voglio indignare. Ho capito, ma non insistere troppo. Io non la compro. Voglio vedere come la. Allora, per favore, dicevo ai signori tecnici che sono lassù, quando usate alcune cose della casa, non soltanto quella, parliamo anche di cose un po' più nobili. Ma intanto non un giornale, capito, eccetera, il sale, lo zucchero per farvi un caffè, cioè. Poi risostituitelo, perché può capitare che la signorina poi se ne trovi sprovvista e si rammarica un po'. So dire ti così. Ti devo parlare dopo. Vabbè, non c'è bisogno, ma lo diciamo in televisione. No, te lo voglio dire. No, vabbè. Mi importa a me della televisione, perché io devo lavorare con la televisione. Non ho capito, vabbè, ma io devo lavorare con la televisione, sono sempre tuo parente. Ma sono fatti tuoi però. Ho capito, ma non possiamo bisticciare davanti a milioni e milioni di persone come dice Ferrini. Vieni con me che ti faccio fare pure il dibattito stasera. Vabbè. Qua la conversazione. Andiamo, va?